Tutto ok? Lui, non proprio. Ma che cavolo hai fatto? Le stelle filanti si sono rotolate nelle gambe. Sono caduta. Ciao a tutti, lui è lui e lei Zubi. E insieme siamo in Verde contro te. Fermo lui. Forse uno dei pochi video in cui sia io che tu siamo vestiti di rosa. Sì, ma non è una casualità, mi hai costretto a vestirmi di rosa. Ma cosa mi devo rendere conto? In 8 anni che noi facciamo video su questo canale, non era mai successo, perché il rosa è il mio colore e di solito lo indosso sempre io, mentre oggi siamo gemellini. Siamo due rose profumose. Sì, sì, rosa profumosa. Come potete vedere dall'ambiente in cui ci troviamo, siamo nei camerini del nostro concerto, del nostro tour. Ovviamente abbiamo i nostri soliti foulard per preservare la nostra voce. Anche perché stamattina mi sono svegliata con un po' di mal d'orecchio. Speriamo non sia nulla di grave. Mangia un po' di zenzero, Sofì. No. Mangia un po' di zenzero. Ah, una patata è caduta. Ma questo qui cos'è? Zenzero. E che si fa? Si mangia? A morsi? Prova, ma lo mettono qui perché serve per la voce, immagino. Daglielo tu il morso. Lo provo. Mi sembra una patata. Gli do un morso. Andiamo a fare la zenzero challenge con i ballerini. Zenzero challenge, quindi vuol dire che tu l'assaggi? E loro, noi tutti insieme, non lo so. Vabbè, prendiamo l'altro zenzero. Andiamo, seguitemi. Dobbiamo andare a mangiare lo zenzero. Che non l'ho mai mangiato, voi l'avete mai mangiato? Non lo so, dovrebbe essere tipo piccante. Secondo me si metterà tipo nella teiera per fare il tè. Adesso lo scopriamo. E ciao ragazzi. Ciao. Come state andando? Come state andando? Stanno scappando. Ciao. Ok, mi sa che la zenzero challenge la faccio io da solo. E sai com'è, loro devono provare. Lo so, ma loro poi dovrei provare anche io. Ok, vabbè, è il mio momento, Sofì. Lo faccio. Vai. Sì. Che schifo. Non ci credo che la stai facendo veramente. Che sapore ha di dentifricio? Dicono che sappia di dentifricio. Prima, cioè lo zenzero dovrebbe far tornare la voce e invece secondo me lui non parlerà più per il resto della vita. Lui, tutto ok? Non guardare. Ma stai sputando. Mamma mia, è fortissimo, è come mangiare tipo del dentifricio, un po'. Sembra di mangiare tipo pulito, cioè il sapore del pulito. Hai presente il dentifricio, il sapore di fresco? Anch'io. Mamma mia, sì, ma se lo mangi tu, Sofì, tu svieni. A te non piace niente. Sicuro? Vai, svieni. Dai. Acqua. È impazzita. Ah, è super aspro. Dimmi un altro morsetto. La patata, è caduta nell'acqua. Ma cosa fai? Devi sempre esagerare. Va bene, calma, calmiamoci un attimino. Perché comunque abbiamo un sacco di cose buone da mangiare, tipo queste pizzette, questi panini, questi tramezzini. Ma siamo finiti a mangiare lo zenzero, che in questo momento non ci serve, perché ora dobbiamo andare di là. Ma cosa guarda? Ma stavo parlando. Amo questi camerini perché guarda qui. Abbiamo tutti i drink del mondo. Ma guardate, è tutto super ordinato. Te alla pesca. Vabbè, questi qua sono tutti miei. Ma come tutti i tuoi? Uno è anche miei. Mio. Anche questo qui, tutto mio. E il succhi di frutta, tutto. Tu neanche sapevi ci fosse, quindi. Certo che sapevo ci fosse, è mia mio. Proprietà. C'è scritto Sofì? Non ancora, perché non ho ancora trovato un foglio per scriverglielo. Ma ora è il momento di andare sul palco, perché dovremmo iniziare le prove. Solo che i ballerini sono andati via, non ho capito perché ci hanno lasciato così. E devono andare a fare anche loro le prove. Noi dobbiamo ricordarci le canzoni, il testo delle canzoni, cosa dobbiamo dire, i movimenti da fare. Ma allora, allo stesso modo, devono ricordarsi tutti i passi da fare. Hanno un sacco di coreografie da fare e quindi già soltanto dimenticare un piccolo passo significherebbe la fine dello show. Sì, ma io ho ancora la bocca che mi brucia per lo zenzero. Meglio, purifica. Qui dietro di me c'è il camerino dei ballerini, infatti vedete? Girls e boy, ragazze e ragazzi. Solo che non c'è l'aria di nessuno. Non vedo nessuno, vedo soltanto quelle scarpe lì ordinate per bene. Wow, ma sono ordinatissimi, guarda i loro vestiti. Non so se possiamo entrare, Sofì, dovremmo bussare, guarda, prima, no? È tutto perfettamente in ordine. Già. Anche guarda quello delle ragazze. Wow, meraviglioso. Sì, ma siamo nel camerino di altre persone. Non voglio stare nel camerino con te, voglio stare nel camerino con loro. Perché tu non sei per niente ordinato come loro. Ma che stai dicendo? Tutto così perfetto, hanno anche un bellissimo divano. Non puoi sederti. È più comodo del nostro. Sì, ok, ma adesso dovremmo andare. Qui salutiamo le scarpe più ordinate dell'universo. Ciao. Secondo te dobbiamo andare di qua o di là? Di qua.
Ok, ti seguo. Ma aspetta, dove vai? Ci siamo, ragazzi, guardate qui. È il palazzetto più grande che abbiamo visto finora. È gigante, guardate quanti posti. Ancora è vuoto, ma più tardi inizierete ad arrivare tutti voi del team Trote. Secondo te quanti posti sono? Beh, secondo me sono tipo 14.000 posti. Non lo so. Non credo. È veramente incredibile. Questo è il palazzetto di Bologna. Per girare qui ci vorrebbe praticamente una specie di monopattino elettrico o qualcosa del genere. E là in fondo ho visto il nostro merchandising ufficiale, che direi subito di andare a controllare. Eccolo qua, questo è il nostro unico stand ufficiale. E questo di qui blu, e c'è scritto infatti qui sotto: Official Store Megatron The Il Tour. Quello che trovate fuori per strada, con gente che va camminando con le fasce e vi dice: comprate, quelle cose lì sono false. Le uniche originali sono quelle che trovate nel nostro store ufficiale, e questi sono tutti i prodotti originali. Ci sono i cerchietti luminosi, che sono a forma di coroncina, e hanno scritto Me contro te il tour. Salve signore, potrei averne una di colore fucsia? Certo, come no. Vai, vai, la mia collezione si amplia. Sì, ma c'hai i soldi, Sofì? Li porta dopo lui. Ma come li porta? Ma non li porto io dopo. Lui. Va bene, va bene, poi pago io. Grazie mille. Vieni. Molto gentile, allora. È bellissimo, wow. E queste qui invece sono le uniche fasce originali. Ora pacchetto, sì che pacchetto, sono pronta. Pacchetto. Sono pronta per andare a fare le prove. Beh, adesso sei una trotina. Aspetta, non sono ancora pronta, un attimo. Sono un'esperta. La discoteca. Ora sì che sono pronta, andiamo. Ed eccoci qui con le nostre cuffiette molto speciali. Le abbiamo già mostrate su TikTok. E io praticamente ci litigo perché non so utilizzarle. E adesso non so neanche mettere. Ok, ok, ce l'ho fatta. A questo punto io non vi ho ancora fatto vedere le mie, ma guardate che belle. Sono fucsia con tutti i glitter, sono stupende. Queste cuffie potrebbero chiamarsi cuffie Sofì, perché sono proprio come le volevo. Però adesso ho fatto mettere questo pezzetto di scotch, ma devo toglierlo. Ok, hai bisogno di una mano? Forse. Bologna, ci sei? Hanno spento le luci. Hanno pure spento le luci. Bologna non c'è, lui. Oh, c'è nessuno. No, ancora devono arrivare. Adesso vediamo le prove dei ballerini. Dove sono? Dove sono? Wow, guardate dove siamo! Ci vuoi far paura, ma non ci riuscirà. In questa avventura presto capirà, perché noi non ci crediamo, noi non ci arrendiamo, sempre avanti andiamo. Siamo due posti, lo sai, non tratteggiamo il posto, li staniamo, sempre avanti andiamo. Siamo due posti, vedrai. Questi che vedete davanti il palco sono i cannoni sparacoriandoli. Sapete a che servono? A sparare i coriandoli. Il nome lo dice, cannoni sparacoriandoli. E sono proprio qui. E al loro interno già sono carichi per questa sera. E ci sono le stelle filanti, guardate. Wow, ma quante sono lunghe. Ma sono lunghissime. No, sono lunghissime. È no. Che tu sei vestito di rosa e quindi si stanno mimetizzando. Ma come si stanno mimetizzando? Guarda, hai i capelli rosa. Sono stupende. Mi sa tanto che a Sofì sono piaciute le stelle filanti, perché cammina con le stelle filanti appese dietro. Come se fosse un velo, sono una sposa. Ragazzi, mi sa tanto che le stelle filanti sono sfuggite di mano a Sofì. Che stai facendo? Da lì puoi scendere. Meraviglia, che meraviglia. Sono le più belle di tutte. Guarda lui, faccio ginnastica ritmica. Ma che ginnastica ritmica? E adesso salto dalle scale con questa. No, non uno, fare salti. No, non fare due. Salti. Oh, no, aspetta, sono pigliato. Tutto ok? Lui non proprio. Ma che cavolo hai fatto? Le stelle filanti si sono arrotolate nelle gambe. Sono caduta. Ma tutto ok? Non lo so, lui ha un po' male la caviglia. Come la caviglia? Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Ma era il caso di giocare con le stelle filanti nella scala. Devo ammettere che è stata una pessima idea. Non dovevo saltare. Secondo me ci vuole del ghiaccio. Dove lo troviamo del ghiaccio qui? Dovrei portarmi in braccio fino al camerino. Lì c'è il ghiaccio. Lui, ma aiutami. Aiutami a liberarmi. Tieni, prendi queste. Ok. Aspetta. Ferma un attimo lì. Fammi controllare. Ok. Va bene, dobbiamo andare in camerino. Ok, ci siamo. Il ghiaccio è freddissimo. Ma come il ghiaccio è freddissimo? Io sto portando te che pesi 6.000 kg. Ah. Abbiamo recuperato il ghiaccio, che adesso metteremo sulla caviglia. Ok. E direi che prima bisogna togliere la scarpa, no? Lui, ma sei veramente un infermiere. Giusto, pessimo. Va bene. Okay. Tieni. Possiamo evitare di fare commenti? Assolutamente. Ma vuole dire la mia scarpa?
Ok, mettiamo il ghiaccio. Ecco qua. E adesso dovrebbe andare molto meglio. Lui? Sì? Le ferite si curano con i baci. Ma di che stai parlando? I baci? Vabbè, ma la caviglia gonfia. Tra poco abbiamo il nostro spettacolo. Tra poco c'è il concerto. E tu non puoi mica andare in scena con la caviglia gonfia. Dai, su. Devo dare un bacio. Va bene. Ok. Molto meglio, hai superato una prova d'amore. Devo dire che mi sto un po' ricredendo su te, infermiera. Ma cosa? Ma che stai dicendo? Soprattutto sei un infermiero spazzo, ti ricordi? Infermiero spazzo? Vabbè, ho capito, mi sa che questo ghiaccio lo metteremo nella Coca-Cola per farci una bella bevuta. E che perché devo dire che dopo tutto non mi fa così male? Io sono tutto sudato. Che ti ho trasportato dal palco fino al camerino in braccio col ghiaccio. E mi dice, sì, te la sei cavata. Ma dai, Luis, siamo ragazzi, andiamo avanti, facciamo vedere questo camerino. Avete visto i nostri outfit? Venite con sì, me. Sì, sì, va bene, va bene. Ma comunque speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!